cercare risposte coraggiose agli interrogativi del nostro tempo per raggiungere nuovi poveri. Questo in sintesi l'invito che il Papa affida nel discorso ai circa 100 membri del capitolo generale dei missionari oblati di Maria Immacolata ricevuti stamani in udienza nella Sala Clementina. Quest'anno ricorre il bicentenario della fondazione della congregazione ad opera di Sant'Eugenio de Masnou. Bisogna lavorare per una Chiesa che sia per tutti accogliendo e accompagnando, esorta Papa Francesco. Una Chiesa sempre più in uscita, annunciatrice gioiosa del Vangelo della Misericordia e testimone di speranza. È l'immagine della Chiesa in Europa che Papa Francesco disegna nel messaggio inviato al Cardinale Peter Erdo, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, in occasione della plenaria dell'organismo che si è aperta ieri nel Principato di Monaco. Nuovo slancio al servizio del Papa per il network cattolico statunitense EWTN, la televisione del Verbo Eterno fondata da Madre Maria Angelica dell'Annunciazione. Del servizio al Vangelo nelle telecomunicazioni ci parla Alan Holdren, responsabile della redazione di Roma della rete più grande al mondo di media cattolici. Il prossimo 12 ottobre si terrà allo Stadio Olimpico di Roma la seconda edizione della partita Uniti per la Pace. Protagonisti saranno giocatori di fama internazionale in campo per una gara di solidarietà a sostegno dei progetti dell'Associazione Scolas Occurrentes, il CSI e l'Unitalsi. Obiettivo sensibilizzare alla cultura della pace. Intervista al presidente nazionale dell'Unitalsi. Papa Francesco ha ricevuto stamani nella Sala Clementina il capitolo generale dei missionari oblati di Maria Immacolata. Quest'anno ricorre il bicentenario della fondazione della congregazione ad opera di Sant'Eugenio de Masnou. La vostra congregazione si è impegnata per riaccendere la fede che la rivoluzione francese stava spegnendo nel cuore dei poveri delle campagne della Provenza, travolgendo anche tanti ministri della Chiesa. Così Papa Francesco, ricordando che la congregazione nacque nel 1816 per opera di Sant'Eugenio de Masnou, che abbandonò la Francia proprio a causa della rivoluzione francese. Tornato in patria, è divenuto sacerdote per far fronte all'abbandono della pratica religiosa nelle aree rurali della Provenza. Con alcuni compagni organizzò la predicazione nelle campagne, ricorrendo anche all'uso del dialetto provenzale per farsi capire anche dai più semplici. Due le caratteristiche centrali del fondatore messe in evidenza dal Papa: ha amato Gesù con passione e la Chiesa senza condizioni. Siete chiamati a rinnovare questo duplice amore, ha detto il Papa ai presenti, e la ricorrenza dei 200 anni dalla fondazione dell'Istituto cade proprio nel Giubileo della Misericordia, che deve essere il cuore della vostra missione. È importante lavorare per una Chiesa che sia per tutti, una Chiesa pronta ad accogliere e accompagnare. La storia della congregazione è quella di tanti consacrati che hanno sacrificato la vita per raggiungere terre lontane dove ancora c'erano pecore senza pastore, testimoniando qualche volta anche con il sangue un grande amore per Cristo e per la Chiesa. Una chiamata che si ripete ancora oggi, una missione che si porta con la gioia del Vangelo, che deve risplendere sul volto per uno slancio missionario nuovo, punto di partenza per incontrare nuovi poveri. È necessario cercare risposte adeguate, evangeliche e coraggiose agli interrogativi degli uomini e delle donne del nostro tempo. Per questo occorre guardare il passato con gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza, senza lasciarvi scoraggiare dalle difficoltà che incontrate nella missione, ma forti della fedeltà alla vostra vocazione religiosa e missionaria. Al centro c'è Maria Immacolata, un nome che Sant'Eugenio definì come un passaporto per il cielo. Una Chiesa sempre più in uscita, annunciatrice gioiosa del Vangelo, della Misericordia e testimone di speranza. È l'immagine della Chiesa in Europa che Papa Francesco disegna nel messaggio inviato al Cardinale Peter Erdo, presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, in occasione della plenaria dell'organismo che si è aperta ieri nel Principato di Monaco.
Francesco esprime vivo apprezzamento per il significativo contributo che la CCE offre nella promozione di rapporti fraterni ed ecclesiali che manifestano l'importanza della comunione e la gioia della fede. Incoraggia poi i partecipanti a proseguire con fiducia il cammino volto a rendere un servizio alle popolazioni del continente, valorizzandone i due polmoni, quello orientale e quello occidentale. Sia vostra cura, continua il Papa, illuminare le coscienze dei credenti perché non si lascino sviare da una cultura mondana. Il messaggio, letto in apertura dei lavori dal nunzio locale, l'arcivescovo Luigi Pezzuto, contiene anche un ringraziamento al cardinale Peter Erdo, che con questa plenaria conclude un doppio mandato di 5 anni alla guida dell'organismo europeo. Ella, scrive Francesco, ha saputo servire con mitezza e lungimiranza, ponendo al di sopra di tutto la carità evangelica. Grazie per il suo zelo pastorale. Saranno 2 giornate intense quelle di domani e dopodomani per il Giubileo Mariano che si inserisce nell'anno santo straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco. Domani pomeriggio, sabato 8 ottobre, alle ore 17:30, inizierà la Veglia Mariana che vedrà in particolare la recita del Santo Rosario con i misteri della gloria. Dopo l'intronizzazione della Salus Populi Romani, il Santo Padre introdurrà la preghiera e inviterà i presenti a fare la propria professione di fede. Quindi il Santo Rosario, la Salve Regina e il canto delle litanie lauretane. Prima della benedizione finale il Papa rivolgerà la sua parola. Ricordiamo che la diretta avrà inizio già alle 15:30 con una preparazione fatta di canti e testimonianze. Domenica mattina poi alle 10:30 il Santo Padre presiederà in piazza San Pietro la Santa Messa nella liturgia della 28ª domenica del tempo ordinario e prima della benedizione finale pregherà con quanti saranno presenti in piazza o collegati via radio e televisione con la preghiera mariana dell'Angelus. Nuovo slancio alla missione di EWTN, la televisione, la rete fondata da Madre Angelica. Come procedete? Bene, siamo qua in questo nuovo ufficio che abbiamo da questo mese. Siamo entrati 3 settimane fa. Qui ci dà veramente la capacità, il potenziale di poter arrivare ai fini del mondo. Come abbiamo fatto sempre via satellite, adesso lo facciamo in più grande qualità e anche lavorando tutti come una squadra in un unico ufficio, che prima eravamo divisi in 2. Risorse tecniche, ma anche uno staff che crede in quello che fa, passione per il Papa, per la Chiesa. Sì, abbiamo qua in ufficio 17 persone da 4-5 nazioni che fanno servizi, contribuiscono a fare servizi in 5 lingue perché esistiamo. E nella nostra rete abbiamo delle agenzie in inglese, spagnolo, italiano, tedesco e portoghese. Facciamo anche televisione, facciamo dei video per EWTN in 3 lingue, facciamo radio adesso in 2 lingue, speriamo di fare ancora altre cose. Questo qua, questo ufficio, questo staff veramente esiste per portare avanti e diffondere il messaggio di Cristo. Avete anche tante persone che vi seguono attraverso i social media, internet. Siamo veramente benedetti in questo senso, siamo sempre provato ad essere all'avanguardia di questi nuovi social. Su Facebook adesso abbiamo più di 2,2 milioni di seguitori, questo ci dà la possibilità di avere una piattaforma immediata per le nostre notizie. Abbiamo anche su Twitter tantissimi seguitori, credo che il numero è al di sopra di 700.000. Abbiamo anche quasi 400.000 seguitori su Instagram. Questi sono i nuovi mezzi che non esistevano 10 anni fa. Quindi stiamo arrivando, stiamo mettendo molte risorse in questi mezzi per poter arrivare a una demografica a cui non arriva con le piattaforme tradizionali, televisione o altro. I pilastri del vostro servizio, in continuità con il carisma di Madre Angelica, che cosa mettete al centro? Sì, l'evangelizzazione attraverso i media, i mezzi di comunicazione.
È per questo che 35 anni fa Madre Angelica ha fondato la televisione, ha visto che c'era questo mezzo che arrivava fino alla fine della Terra attraverso un satellite. Oggi arriviamo a più di 170 paesi del mondo. Noi esistiamo per diffondere quel messaggio di Cristo, il Vangelo, le parole del Papa. C'è tanto interesse e deve essere immediato oggi per arrivare alle persone contemporaneamente o anche prima degli altri mezzi, perché noi, essendo cattolici, essendo un mezzo cattolico, crediamo in quello che diciamo, vogliamo portare la verità alle persone. Sei americano, come vedi, da americano a Roma, le sfide per la Chiesa di Papa Francesco, per la comunicazione, come sta cambiando? Sì, è interessante. Adesso c'è anche un americano a capo della sala stampa. Questo porta, crediamo, porta un, lui è anche giornalista, una nuova prospettiva per fare un po' più veloce. I tempi del mondo sono molto più veloci della Chiesa. Non è che non devono essere più lenti, però noi come Chiesa dobbiamo arrivare al momento per poter influire anche sul discorso pubblico internazionale. Con questa riforma che si sta facendo dentro il Vaticano, credo che vedremo anche un tempo di risposta che è consone con i bisogni del mondo di oggi. Il prossimo 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma si terrà la seconda edizione della partita Uniti per la Pace. Protagonisti saranno giocatori di fama internazionale in campo per una gara di solidarietà a sostegno dei progetti dell'Associazione Scolas Occurrentes, del Centro Sportivo Italiano e dell'Unitalsi. Fino al 16 ottobre è possibile donare via SMS 2 euro e da rete fissa 5 o 10 euro digitando il numero 45 512. La partita della pace sarà proprio questo grande segnale delle associazioni che seguono l'indicazione di Papa Francesco, lavorano insieme, gioiscono insieme e fanno insieme una proposta. Venite alla partita per condividere non solo e non tanto lo spettacolo, la bellezza dello spettacolo, ma per condividere insieme un progetto di pace. E poi aiutate questa iniziativa anche con gli SMS solidali, perché la pace si porta dietro i progetti di solidarietà e di attenzione delle associazioni e dell'Unitalsi, perché ne parlo io, perché anche questi progetti di solidarietà sono un modo concreto per creare pace. Alle 19.30 un incontro pre-partita con calciatori under 15. Tra i giovani atleti, alcuni ragazzi provenienti dalle zone colpite dal sisma, giovani rifugiati e ragazzi con sindrome Down. Il calcio d'inizio della partita, che durerà 20 minuti, lo darà il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il fatto che delle persone con disabilità o con problemi possano fare sport è un segnale che vale per la vita. Chi ha problemi, chi soffre, chi ha una disabilità può realizzare il meglio per sé e per gli altri. E lo sport, l'idea di far giocare per esempio questi bambini con problemi prima della partita, segue proprio questa indicazione. Cominciamo dai bambini, perché i bambini sono un segno bello, nuovo, di futuro. E quando bambini che hanno problemi con disabilità, bambini down, bambini con situazioni di sofferenza, insieme giocano e gioiscono, per chi guarda non si tratta di aver raggiunto l'obiettivo di una concessione data a questi piccoletti, ma di aver preso coscienza che questi ragazzini, questi bambini, avevano il diritto di esprimere la loro umanità anche nello sport, così come hanno il diritto di esprimerla anche nella vita. L'aver fatto questa maglietta che dice, parla dell'Unitalsi, parla dell'iniziativa Uniti per la Pace, e la maglietta che i ragazzini indosseranno, ci dice proprio questo: guardate questi bambini giocare per imparare da questi bambini come può essere presa la vita, con gioia e con volontà anche di gareggiare, per raggiungere insieme un obiettivo, non per emergere solitari, ma per costruire insieme una novità. Per noi sarà molto importante anche questo prepartita, che si unirà alla partita. Realizzare con i bambini e poi lavorare nella partita per gioire tutti insieme per la pace sarà davvero un impegno straordinario, ma anche, credo, per tanti, per chi guarderà, una bellezza straordinaria.
prima pagina dell'Osservatore Romano con la data dell'8 ottobre 2016. Nobel per la pace al presidente colombiano Juan Manuel Santos, premiata la volontà di dialogo, nonostante il referendum che ha bocciato l'accordo. Nel prossimo sinodo, la giovinezza del Vangelo. Il Papa agli oblati di Maria Immacolata, specialisti delle missioni difficili. L'allarme di De Mistura che chiede una tregua dei bombardamenti e una ripresa degli aiuti. Aleppo Est finirà distrutta. Matthew devasta Haiti. L'uragano ora minaccia anche gli Stati Uniti.